Luca Albano, direttore Customer Alliance. Benvenuto su MHR, The Voice of Hospitality. Grazie. Non so come me la sono cavata con l'inglese, siccome lo dicevo anche a Pier Giorgio, mi ha fatto un po' ridere, no? Questa la terminologia, anzi, googolare è quasi un po' antico, obsoleto come termine, no? Quindi c'è un po' uno scontro generazionale. E allora, si è parlato di intelligenza artificiale, fluttuazioni economiche, partendo dalla base, purtroppo, ovviamente, un'analisi socio-economica, politica del momento difficile che stiamo vivendo, e la concretezza poi dello speech era quella di dare, di fornire degli elementi utili agli albergatori, al mondo dell'hospitality, per difendersi, no? Per cercare di e anche utilizzare e abbattere un po' la... So che tu hai un'azienda, tra l'altro, a Berlino, vivi a Berlino. Sì, esatto, sono direttore di Customer Alliance, l'azienda internazionale, esiste da 15 anni, abbiamo insomma più di 8.000 clienti in tutta Europa. Sì, diciamo che difendersi, ma anche costruire l'innovazione e i processi per evolvere poi la propria azienda. L'intelligenza artificiale e la tecnologia ormai sono, diciamo, sempre, ovunque. In realtà, insomma, adesso noi stiamo parlando, i nostri telefoni stanno comunicando, in realtà si stanno caricando i dati, e dopo un po' le nostre aziende sapranno, le aziende che prendono i nostri dati sapranno cosa compri, cosa compro, e incrociano queste informazioni. E questo è solo un esempio di quello che ovviamente si può fare con i dati. Il problema è un po' questo: nel settore turistico c'è sempre questo status quo, no? Anche un po' di paura di evolvere o di approcciare a nuove tecnologie, perché comunque uno può pensare e dire: ho sempre fatto così, perché devo cambiare? In realtà però il mondo sta cambiando intorno a noi, e lo vediamo noi stessi quando proviamo a fare un viaggio. Cosa facciamo? Andiamo a vedere le recensioni, vediamo quanto costa quel viaggio, quanto costa quel pernotto, e queste sono tutte variabili che ovviamente poi incidono su quello che l'ospite o il potenziale vede nelle recensioni. E quindi per l'hotel è importante conoscere i dati nelle recensioni e poi sviluppare anche il proprio percorso con i propri questionari digitali personalizzabili, per tailor-made, diciamo, no, personalizzati. Perché giustamente quello che chiede Google, quello che chiede Booking o quello che chiede TripAdvisor va bene, ma non va poi così diciamo in maniera approfondita in tutti i servizi che possono essere quelli, diciamo, dell'hotel o della struttura ricettiva. Penso alle spa, penso ai resort, o comunque dove ci sono dei servizi un po' più specifici e magari speciali anche, per cui l'ospite deve andare lì, sapere queste e conoscere queste informazioni anche attraverso le recensioni, ma soprattutto la possibilità dell'hotel con la tecnologia di avere un proprio certificato sul sito o avere le recensioni degli ospiti sul proprio sito. Queste sono, diciamo, le basi per iniziare. Poi chiaramente noi seguiamo le aziende, le educhiamo, gli facciamo vedere anche qual è il vero valore della tecnologia, e non tutti scelgono la stessa soluzione, ci sono diverse soluzioni, diversi moduli, e chiaramente noi li vediamo. Però tutto va a lavorare poi anche sul rafforzare quello che è l'identità e lo stile, no? Perché poi appunto una spa può avere, è stato fatto questo esempio di questa spa meravigliosa, ci voglio andare a Marsala, bellissimo anche la poesia, siamo fatti di acqua e sale, meravigliosa, avevamo anche un medico oggi all'interno del nostro speech. C'è tanta diffidenza però in Italia, vedo, in generale sull'intelligenza artificiale. È stato fatto anche un sondaggio in sala su chi l'ha usata per gioco come me e non ancora a livello lavorativo professionale. Come mai l'Italia, almeno questo è quello che io riscontro avendo viaggiato anche un po' tanto all'estero, come mai facciamo così fatica? Il problema è solo nel nome intelligenza artificiale, cioè siamo figli di Blade Runner e quindi vediamo le navi in fiamme al largo dei bastoni d'Orione, oppure dov'è il problema? Ma direi che, diciamo, è un discorso sia di cultura, perché comunque in questo settore c'è sempre stata un po' di diffidenza alla tecnologia. Io faccio sempre la domanda a tutti quelli che dicevano che Booking sarebbe fallito e poi invece è sempre qui e ha sempre ancora in piedi. Il discorso è più nel un po' di formazione e di educazione. Diciamo che il turismo in Italia è sempre andato bene, è comunque quel mondo che comunque è sempre in crescita, e i turisti vengono in Italia, cioè il nostro settore è sempre in crescita proprio per questo motivo, perché comunque il nostro paese è bello. Manca un po' la formazione dall'altra parte nel seguire le giuste strade per innovare la propria azienda, e ci sono diversi aspetti, perché un'azienda è composta da tre aspetti: c'è l'azienda nelle operazioni, quindi finanza, tutto ciò che c'è di burocrazia, poi c'è tutto ciò che riguarda il marketing, e poi tutto quello che riguarda cosa pensano i clienti, cioè perché è tutto collegato. Quindi in realtà l'azienda si deve promuovere, l'azienda si deve organizzare, ma l'azienda deve anche sapere poi tutta questa organizzazione come viene vista dai clienti. Quindi il feedback, la recensione, per tornare a questo, e anche all'intelligenza artificiale, sono degli aspetti
che bisogna veramente tenere sotto controllo e imparare qual è il mezzo migliore per utilizzarla. Ci sono tante aziende, adesso Customer Alliance è una, però ci sono tante aziende che in base a quello che uno vuole, uno può insomma scegliere poi la migliore soluzione. Il discorso dell'intelligenza artificiale è una novità e tutti noi abbiamo un po' paura del cambiamento, no? È come se domani ci dicono ah, da domani non usi più il telefono. Oh, come non usi più il telefono? No, ci sono gli occhiali. Però magari ti migliora la vita il cambiamento. Esatto, esatto. Quindi c'è, diciamo, l'essere umano è sempre un po' restio al cambiamento, al cosa le faccio paure dopo. Attavi che il controllo e il cambiamento a livello psicologico. Quello che io dico sempre a chi si affaccia per la prima volta alla tecnologia o comunque non conosce bene è che comunque il test di un anno lo puoi fare, no? Se è un'azienda comunque sostenibile, un'azienda comunque che profit, alla fine provalo per un anno, vedi come ti trovi. In realtà tutti quelli che partono così poi si ritrovano a rimanere poi con l'azienda perché capiscono il vantaggio. E allora italiani, dai, direttori d'albergo e non solo, insomma, non bisogna essere diffidenti. Apriamoci al nuovo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ciao.